Alghero Channel. Presenta Audaci a cuore aperto, un programma di Fausto Farinelli. Seconda stagione, prima puntata. L'audacia, saper seguire le proprie passioni con entusiasmo e determinazione per interpretare al meglio la propria vita. L'ospite di questa puntata, Benito Urgu. Buona visione. Oggi siamo qui dal ristorante da Bruno Meloni a Fertiglia per scoprire un personaggio famosissimo in Sardegna e non solo. Andiamo a scoprire chi è Benito Urgu. Innanzitutto, dove vive? A Oristano. Oristano. È davvero il suo posto? Sono nato lì. Cosa fa a casa, secondo lei? Casa è un posto molto intimo. Se dico quello che faccio, scoprono la... Non cosa fa, che cosa fa casa? Che cosa faccio a casa? No, che cosa fa casa? Cosa fa casa, secondo lui? Ah, è una domanda, che cosa fa casa? La casa è tutto quello che riesci a tenere intimo, è tutto tuo. E niente di nessuno te lo tocca. Nel senso, i figli, la moglie, tutto quello che può racchiudere una casa è tutto un insieme di cose. Se lo metti in piazza non fa più casa, è un caso. Pensa di essere una bella persona? Ma lascio sempre giudicare agli altri. Che persona è? Che tipo di persona è il suo migliore amico? Che tipo di persona sono io? È il suo migliore amico. Ah, il mio migliore amico? Beh, il mio migliore amico è Bruno. Quando dice Bruno vale l'altro, non è vero. Bruno è uno. E Bruno è un amico perché quando io passo in zona lo chiamo, ci sentiamo, e non ci sentiamo tutti i giorni, ci sentiamo solo quando io passo in zona, e lui poi ogni tanto mi chiama, quello è un amico, non è quello che viene in casa, l'amico che viene in casa è pericoloso. Stiamo parlando ovviamente di Bruno Meloni, il patrono, Bruno Meloni, il padrone di questo ristorante. Ma secondo lui cosa rende, che differenza c'è tra un cuoco, un ottimo cuoco e un cuoco mediocre? Allora, intanto la maggior parte dei cuochi fanno i cuochi e non conoscono gli ingredienti. Parlo dell'ingrediente principale che è l'olio. Allora, un buon ristoratore deve intanto aver fatto un corso di degustazione per l'olio e lavora come cuoco. Ad esempio, qui siamo ad Alghero, ci sono degli oli meravigliosi. Sì. C'è un olio che qui viene venduto per eccellenza ed è il meno buono. Non faccio un nome. Non facciamo i nomi. Non faccio un nome. E ce n'è un altro che non ha tutto quel nome ed è un olio buono. E siamo ad Alghero. Ad esempio, io oggi ho potuto notare un olio che ha portato Bruno a tavola e qualcuno mi ha detto assaggialo. No, lo annuso. Annuso l'olio e l'olio mi ha detto che potevo assaggiarlo. Caspita. Perché il profumo dell'olio è quello che ti dice se può essere più o meno buono. Ha tutta questa importanza l'olio? L'olio è molto importante. Posso dire un aneddoto? Certo. Fu invitato a pranzo da un ristoratore a Siniscola e mentre mi invitava diceva: io tutte le mattine mi alzo alle 5 del mattino per andare a Olbia a prendere i pesci freschi. Ho visto la bottiglia d'olio e ho detto: non c'è bisogno che ti alzi alle 5. Perché? Perché c'hai un olio scarso che tu quando porti il pesce fresco gli metti quell'olio e lo rovini. Aspetta. E ho dovuto spiegargli che comprando l'olio buono risparmiava anziché usare l'olio che non serve, perché l'olio che non serve, tu mangi, la cosa non ti piace, non sai che è l'olio e non torni. L'ha messo in pratica poi questa cosa? Sì, l'ha messo in pratica. Infatti quest'anno mi ha invitato e mi ha detto: guarda che ho preso l'olio buono, ma l'hai comprato oggi, se l'hai comprato oggi non ci vado. Non ha detto, lo sto usando tutto l'anno. Ecco, questo per dirti che la maggior parte dei ottimo, cuochi, ci sono dei cuochi che cucinano sotto le dipendenze usando degli oli scarsi. Io gli dico invece: tu ti devi rifiutare di lavorare lì, se non ti danno l'olio buono tu non lavori. Caspita, questo non lo sapevo. No, è molto importante. Beh, mi è capitato a me il cuoco di Cossiga, il cuoco dei più grandi capi di Stato,
che non conosceva Pioli. Sto parlando di un anno fa, eh? Sì. E tanto è vero che ci dobbiamo incontrare perché dobbiamo parlare di olio. Perché, gli ho detto, è molto importante. Tu a casa di Cossiga dovevi avere un tavolo con 10 tipi di olio diversi, per ogni pietanza un olio diverso. Gli oli hanno questa facoltà. Tu prendi una bottiglia, l'apri, se l'olio è vecchio, senti odore di pipì di gatto. Oppure odore di ascelle, odore di cimice verde, muffa e cose di questo genere. Questa è una cosa che non sapevo. Se l'olio è buono, invece senti odore di cardo, pomodoro fresco, odore di erba aromatica buona. Cioè il naso non si arriccia quando odori la bottiglia, rimane tranquillo. Quell'aria un po' di... Se invece l'olio non è buono, fai così. Il suo sogno da bambino qual era? Sogno da bambino era diventare un pittore senza dipingere, senza usare i colori. Ah, bella questa. Lo ha realizzato? L'ho realizzato. Bene. Sto aprendo un sito dove ci sono tutti questi quadri. Interessante. Come si chiama questo sito? Adesso ancora lo stiamo preparando, è proprio in via di apertura. Diciamo che è pronto, però possono entrare, può entrare chiunque e visitare questa mostra immensa. Parliamo di con un numero di quadri oltre 30.000. Cosa ama fare di più di ogni altra cosa? Ma il mio lavoro, soprattutto il mio lavoro. Io tuttora scrivo, proprio mi piace perché mi appassiona. E non c'è cosa migliore che riuscire a fare quello che tu vuoi nella vita, quello che ti appassiona di più. Lei ha indossato le sue passioni. Sì, perché se tu vai a lavorare, vai a finire sotto padrone, sei sempre un grado non sotto, sei, ti spegni un po', non sei te stesso, stai lavorando per un altro e ti devi esprimere come vuole quell'altro, per cui non sei fuori, non ci sei. Benito, la paura di sbagliare cosa gli ha impedito di compiere? Ma la paura di sbagliare ti frena, non ti lascia fare. Se hai paura di sbagliare non puoi andare avanti, perché la paura di sbagliare... A lei cosa gli ha impedito di compiere questa paura, se l'ha avuta, se ce l'ha? Ma le paure vanno affrontate, cioè la paura va spenta affrontandola. Ad esempio un rumore da bambino, un rumore in casa di notte, io andavo a vedere da che cosa dipendeva. Una volta ero in una pensione, prendo un bicchiere, lo riempio d'acqua, bevo e così ho preso il bicchiere e l'ho capovolto sul marmo, senza farci caso. Dopo un po' vedo il bicchiere camminare. Ero solo nella stanza, da che cosa dipende? Mi alzo, prendo il bicchiere, lo bagno, lo ricapovolgo e dopo un po' cammina. Cos'era? Si era raffreddato il bicchiere, capovolgendolo si riscalda, l'aria dentro comprime, sì. E l'acqua l'ha fatto camminare. Ha pensato a qualche spirito che aleggiava? No, cioè non era possibile che fosse uno spirito, benché io creda negli spiriti, perché ho avuto dei momenti in cui c'erano. Per cui... Quanto spesso ride? Quanto? Spesso ride. Io? Ma rido anch'io, cioè, rido di cose. Che cos'è che la fa sorridere? Ah, mi fa sorridere un bambino. Ad esempio, io ho scritto una canzone per una bambina, che poi è diventata una canzone per i bambini e le bambine, è intitolata Brutta Patata. E questa canzone tutti i bambini, quando la sentono, parlo di bambini di 6 mesi, dai 6 mesi in su, ridono. Neonati. Sì, 6 mesi, però riescono a capire immediatamente un meccanismo che li fa ridere e li fa divertire. Dopo che finiscono di sentire la prima strofa, ti guardano ed è la domanda che la vogliono ancora. Pensa di essere forte? No, la mia forza fisica non c'è. Forte in genere, non forza fisica, persona forte. Ma sì, sono un capricorno, non è che vivo con i segni zodiacali, però il capricorno dicono che sia forte, se portano est, corrogerà a est.
Cosa è in grado di fare oggi che non sapeva fare 5 anni fa? Ad esempio la forza delle poesie. Scrive poesie? Scrivo delle poesie. Se vuoi te ne dico una. Certo, volentieri. Quanto mi piacerebbe correre, volare, dove la mente dice, passeggiare nei bordi, salire sulle vette, né ali né motori, solo il pensiero, attraversare il tempo, andare un po' più in là, dove la mente non arriverà, e poi tornare per spiegare che è rimasto le ali del tabù, parlare di quel mostro senza gambe, con un occhio nella coda, che parla da un orecchio perché non ha la bocca e non sente ciò che dice, e tutto ciò che dice non ha senso perché non c'è nessuno da ascoltare. Un albero di mele che dà fichi, zucchine col sapore di banane, 2 nani alti, 1,87 m, protestano scrivendo sopra i muri, abbasso gli alti! Galline vive senza piume con un prezzo al collo e non sanno di pollo, la voce di un pastore che tocca fino e muore, l'anima di un palazzo crollata all'improvviso, le urla di chi l'ha visto cadere, il pianto del padrone, sono degli affitti, lo sguardo incredulo di chi ascolta ciò che dico, questo mi piacerebbe. Caspita. Qual è la cosa più importante che ha fatto finora? Ce ne sono tante sicuramente, ma quella la cosa più importante è quella di incontrare le persone e ricordano tutti quello che ho fatto, ed è una cosa importante perché ci sono persone che si sono trovate in difficoltà nella vita e hanno avuto modo di ascoltare le mie cose e rompere piano piano questa monotonia, quei momenti tristi, quei momenti difficili della vita, ascoltando determinate cose, le usavano come terapie. Hanno sorriso circa 5 generazioni. Per cui è bello incontrare gente anziana con i capelli bianchi che mi dice, quando eravamo bambini eravamo sotto il palco ad ascoltare, e sono quei capelli bianchi. È la cosa più stupida che ha fatto nella sua vita? Se ce n'è. Cose stupide credo di non averne fatto. Sai, chi pecca sapendo ripecca, 18, Malparo 21. Sempre bisogna partire dal fatto di essere una persona vera, essere te stesso, non farti cavalcare e non cavalcare e non essere prigioniero dell'invidia degli altri. Qual è la più grande difficoltà che ha affrontato nella sua vita? Allora io parto da quando avevo 18 anni che sono scappato di casa e sono andato a lavorare in un circo e non avevo nulla, però ero ricco perché nessuno mi poteva rubare niente. E quindi girando tutta la Sardegna mi arricchivo giorno per giorno di una cultura nostra che c'era nell'aria, nessuno si accorgeva. Però io non mi accorgevo, però sentivo che giorno per giorno crescevo. Quindi per il turgo hai iniziato in un circo? In un circo, sì. Giravo tutta la Sardegna. C'è venuto ad Alghero, col circo alla Maddalenetta. Al forte dall'isola della Maddalenetta? No, la Maddalenetta qui, al forte. Al forte, sì. Lì vicino col circo. Adesso l'hanno ripulito, è diventato un bel posto. Sì, ma ripulire non vuol dire ringiovanire. Erano i tempi di Alghero, quella vecchia Alghero bella, dove sentivi cantare Alghe mia, magari la cantano anche oggi. Come l'ha trovata Alghero adesso? Ma diciamo che non l'ho trovata ancora, devo ancora andarci. Ama se stesso? Beh, se non amassi me stesso sarei già sottoterra. Bisogna amarsi e accontentarsi di quello che sei. Perché accettarsi. E ognuno ha, diciamo, io la chiamo busta. Noi abbiamo una busta addosso. Cioè, in una c'è scritto Adidas, nell'altra c'è scritto un'altra marca. E a seconda delle marche la gente ti guarda. Siamo tutti uguali. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Io l'ultima volta che ho pianto, guarda, proprio questi giorni scorsi, vedevo Auschwitz. E ho pianto. Vedevo il Papa che passava queste fosse comuni. Piangevo. Ma piangevo perché l'uomo non può ritorcersi verso se stesso. Anche perché chi faceva quello ha una famiglia, ha dei figli, perché è una persona che ama.
La cosa migliore che le potrebbe capitare adesso? Niente, riuscire ad andare a fare spettacolo in tutti i paesi della Sardegna, non essere scelto da un comitato stupido, dove uno dice no, a me mi antipatico, quello dice le parolacce. No, fammi fare spettacolo, io faccio divertire a te e a tutti quelli che ci sono attorno a te. Però mi piacerebbe fare spettacolo in tutti i paesi. Una nuova tournée. Cioè, però a scelta mia, andare non a scegliere il paese. Dico oggi vado qua, domani vai, e farli tutti. Andare in tutti i paesi. Invece oggi sei scelto da un impresario, da un comitato, dal costo, dalle ore che fai in più, quelle che fai in meno. No, devi ridere quando te lo dico io. E ridiamo insieme, mi diverto anch'io. Questo mi piacerebbe. Come si vede tra 5 anni? Ma fra 5 anni vedo una bella lapide. E la miseria. Con un epitaffio, qui già c'è. Qui già c'è. L'ho capita con 2 secondi e mezzo di ritardo. Succede a seconda della macchina che hai. Quello che la preoccupa adesso conterà tra 5 anni? Ma quello che mi preoccupa oggi è, dice, ultima ora, avanza la crisi, avanza anche l'ISIS, la crisi avanza e capita, l'ISIS avanza e decapita. Charles de Bataclan, c'est la guerre, ich bin Belgique, hanno aperto un nuovo mercato a Baghdad, si vende, si compra di tutto, una bomba. Questo mi preoccupa. È vero, condivido. Ha qualche rimpianto? No. No. C'è gente che ha dei rimpianti su di me. Sì. Del tipo, avresti potuto fare di più nella vita. Sono persone che non si accontentano manco di essere al mondo loro. Che vogliono sempre di più. No, cioè, quello che io ho fatto fino ad oggi l'ho fatto in casa, l'ho fatto dal nulla e va bene così. Cioè, non mi piace incontrare delle persone che vorrebbero essere come me, me lo dicono. C'è ancora qualcosa che vuole ardentemente e che non è riuscita ancora a ottenere? Sono delle cose che si potrebbero fare, ma attraverso le cose che ho già fatto, per poter accontentare non un'altra fascia di pubblico, tutto il pubblico. Io ho scritto dei musical, ne ho scritto uno intitolato Bogues, chi l'ha scoperto ha trovato un tesoro in sardo, una canzone, cioè un musical in sardo, sono oltre 30 brani. Poi ne ho scritto un altro intitolato Via di Larsa e vorrei che queste cose fossero realizzate a livello regionale, se non nazionale. Sono delle cose belle. Ultimamente c'è dentro una parte grande della cultura nostra, sarda, di quella che ho visto io nella cultura contadina dei miei nonni, di mio padre, che lavoravo in campagna fino all'età di 18 anni, dagli 11 ai 18 anni io lavoravo in campagna. E c'è tutto quello che noi abbiamo lasciato, che oggi crediamo di essere ricchi, invece abbiamo perso il contatto con la terra, con gli animali, con gli uccelli, con il vento, con la pioggia che non c'è più, con tutto quello che tutti i giorni mangiamo, che compriamo cacca e la rifacciamo uguale, che vediamo una persona di colore, vediamo solo il colore, l'odore, non ci preoccupiamo di quello che ha dentro, di quello che ha sofferto, di quello che delle loro tragedie. Insomma, c'è dentro tutta una storia piena di queste cose che sono importanti. Qual è la prima domanda che farebbe a Dio? La primissima domanda. Ma non gli devo fare domande, gli devo semplicemente fare complimenti perché ci ha dato la facoltà di pensare, di essere noi stessi. Lui non ci lava la testa come ce la lavano altre persone che sono uomini come noi. Lui non ci lava la testa, ci lascia lavaggio e doppio lavaggio. Ci fa lavorare come siamo noi. Agite, se siete buoni sarete buoni,
La bontà è nell'aria, è nell'etere, potete prenderla e usarla, e la cattiveria anche. Siete voi ad essere, ad avere la facoltà di scegliere o di non scegliere. Qual è la prima cosa che pensa quando si sveglia la mattina? Ah, niente, ho a fianco delle, adesso in questo periodo, ho a fianco delle poesie che mi studio a memoria. E prima di addormentarsi? Anche. Insomma, la poesia l'ha rapito in questi ultimi anni? Ma più che altro perché la poesia è bella perché ti dà la possibilità di inventare dei termini. Cioè, adesso te ne indico una. C'è un cane che abbaia non morde, il cane di Renzi mostra solamente i denti. Ha il pelo diverso, ma è puro, lui dice, ne sono sicuro. Perdonare le bugie basta una verità. Senti questa frase. Perdonare le bugie basta una verità. È una frase fatta da me. Bello. Ed è completa. Cioè, uno che ti racconta 20 bugie, dice una verità e ha pareggiato tutto il resto. È una tecnica. Ad esempio, ho invento delle frasi del tipo percheare. Non capito. Percheare. Percheare. Il percheare è un periodo della vita, oppure incontri una persona che non fa altro che ti dice perché questo, perché quello, perché l'altro. Lui sta percheando. Percheare. Sì. Voce del verbo percheare. Un nuovo termine. Ma io non, ne ho coniato tanti, me li tengo per me. Ogni tanto che tira fuori. Ma io quando li metto poi fanno così e funzionano. Riassuma la sua vita in una singola frase. In una singola frase? Sì. Se la vita mi ha sorpreso, la morte non sarà da meno. Tranquillo, senza ansia, aspetterò quel treno. Questa è una mini poesia, un'altra mini poesia. Eh? È un'altra mini poesia. Non è mini poesia, è un verso di una mia poesia che riempie questo spazio che tu hai chiesto. Quale parola descriverebbe meglio il modo in cui ha trascorso quest'ultimo anno? Pace. Cioè, perché è ambigua la domanda. Cioè, non mi hai chiesto. Non mi ha dato un punto d'appoggio, è ambigua. Cioè, quale parola descriverebbe al meglio l'ultimo suo anno di vita? No. Quello che ha fatto in quest'ultimo anno di vita? No, anche perché l'ultimo anno di vita è pieno di disavventure sociali. Dunque, non ce n'è meglio dentro, non c'è niente di meglio dentro. Stiamo vivendo un periodo dove si sta spegnendo. Tutto quello che si pensava che potesse crescere si sta spegnendo. Non vedi bambini nelle strade, non vedi che ne so, gente che dice sto andando a lavorare, non le vedi la mattina, non senti un gallo cantare, non vedi rondini passare, farfalle ne vedi pochissime. Per cui è un anno che sta andando incontro alla catastrofe. Il meglio di che cosa? Hiroshima. Che cosa le dà più fastidio della vita? Ah, l'essere arrivato a questo punto, e torniamo a quello che ho detto prima, è vedere che non c'è niente che cresce. Io quando ero bambino, tutto quello che toccavo faceva parte della mia vita. Tutto quello che toccavo cresceva con me. Tutto. Tu segnavi la campana per terra, suonava per tutti, a giocare. Gli anfratti, le pozzanghere, i vestiti sgridati perché arrivavi a casa sporco. Mia mamma diceva: mi resta arrivato a domo niente variato un cinese. Non hai capito? Sta arrivando nero che sembra, no, un cinese. È arrivato sporco, nero a casa che sembrava un cinese. Mia mamma pensava che i cinesi fossero neri. Però era un vedere. Cresce. Io questa sensazione della ricrescita in questo modo l'ho trovata a Cuba. Sì. Mi sono trovato a La Habana,
vedere tutti questi bambini che giocavano per strada. Per la strada, sì, è vero. E io vedevo me che correvo, uguale. Le mie prime scarpe erano Adidas Inforas. Ero scalzo. E non era né ricchezza né povertà, era quello che si viveva in quel momento ed era bellissimo. Cosa c'era di più bello? Correre scalzi quando pioveva nelle pozzanghere. Che cosa c'era di più bello? Oggi invece devi solo disinfettarti quando esci. Toccare, cacca, merda. No. Ha dei segreti? Ha dei segreti? Tutti abbiamo dei segreti. Ognuno nasconde dietro di sé un qualcosa, penso, anche delle cose non belle. Cioè, ognuno ha le proprie cose, cosa devo dire che non è così? Cioè, molte volte noi vediamo quelle persone che sono molto brave a far vedere che sono buone e vivono dentro un vespaio. Si vede da come ti saluto. Ma se! È vero. Ci stiamo avviando alla conclusione, così poi la lasciamo riposare. Qual è lo scopo della sua vita, il fine ultimo? Il fine ultimo? Lo scopo finale della sua vita, se l'hai mai chiesto. Lo scopo mio finale è morire sul palco, facendo uno spettacolo, dove dicono è morto ad Alghero. Morto ad Alghero. Speriamo che non avvenga stasera, facciamo le corde, tocchiamo ferro. E poi ci accorgeremo che dopo morti siamo sempre lì. Lei crede nella reincarnazione? Ma non è una reincarnazione, è una dimensione dove puoi stare bene o male a secondo quello che più o meno hai fatto nella vita. Ti puoi portare dei rancori, degli umori o dei rumori. Questo è. Quanto ritiene di aver dato alla sua terra? Tutto. E quanto questa gli ha restituito? Tutto. Mi ha dato tanto, anche se crede di non avermi dato niente, mi ha dato tanto. Dunque è un pareggio, un bilancio e... pareggio. Amare la terra dove vivi è bello. Io amo anche Cuba, sono stato a Cuba, mi ha dato una cultura a Cuba e devo tanto, sia in termini di artisticamente mi ha dato tanto, ho imparato delle cose dai cubani, ho insegnato anch'io delle cose a loro. Cosa hai imparato dai cubani? Dai cubani ho imparato la composizione istantanea, che la composizione istantanea è tu crei un giro di parole al momento, cioè, all'istante. Mulati clarità nitaietà, che tradotto significa mulatta chiara, mulati clarità. Sì. Molatica, un po' molata e un po' chiara. Anita ietà, Anita lì sta. E tu quando fai una frase del genere c'è dentro la musica ta 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 ta. E che cosa hanno imparato loro da lì? Loro hanno imparato che se in quello che scrivi non c'è poesia è inutile che scrivi la parola amore, perché tu la parola amore la puoi scrivere senza scrivere specificamente quella parola. Per esempio, io ho scritto una canzone d'amore, ho scritto tutte le mie canzoni d'amore, non c'è mai la parola amore dentro, però si capisce che è una canzone d'amore perché è dedicata a una persona, sia uomo o donna che esso sia. Amore in generale, sì. Esatto, quindi la parola amore ormai è, non se ne può più, è abusato, vai a Sanremo e usano la parola amore come se fosse mangiare il burro con la marmellata, non è così. L'amore si esprime in mille modi, si può esprimere mentre io ti do questo in mano, da come, secondo come te lo do ti sto esprimendo amore. Anita la novela, a Pagone si invela. Anita è il nome di mia moglie, ho dedicato una canzone intitolata Anita. Il nome è Anita. Anita la novela,
Anita guardava le, come si chiama, le telenovelas A Pagone si invela, e c'era il blackout, quindi senza luce, e perdeva la novela. Anita, Lo Sbrigliante. Lo Sbrigliante è un prodotto che viene messo in un recipiente per fare luce. Sbrigliante. Luz brigliante. Luz brigliante. Luce brillante. Benito, non è, Benito, no. Adelante. In quel momento io avevo bussato la porta. Avanti, Benito. Ecco, è una canzone d'amore. Devo dire la parola amore? Non la uso. Ecco. E ai cubani questa cosa è piaciuta moltissimo. Una volta mi hanno detto: a chi tenemos tres cocos? Qui abbiamo tre cocos. Tre cocchi. Ami una canzone. Allora, la canzone diceva così, subito: te di unos cocos, anche vale un poco, ti ho dato tre cocos, anche se vale un poco. Me lo diste, poco a poco. E no, me dijiste, te lo pago, poco a poco. Errate. Sì, te lo pago poco a poco. E al final non mi diste né tanto e né poco. E alla fine non mi hai dato né tanto e né poco. Cioè, hai creato un gioco di parole. Un jingle che è bello perché l'assonanza delle parole è come quando scrivi longo su curso con codo basso codo con codo 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 basso sana codo che a volta se d'accordo ben di giocando sezzi usere il mondo che accordo accade boh. Sono suoni sardi belli, ho detto forse quasi nulla, però ho espresso dei suoni nostri dove c'è dentro quello che ci siamo dimenticati tanti anni fa. L'ultima domanda, può rispondere o no, forse magari lei non è... La prima cosa che farebbe, proprio la primissima, una volta seduto nel suo ufficio, se fosse presidente di questa regione, la prima cosa in assoluto, il suo primo provvedimento? Il primo provvedimento? Serrade. Rivolto a chi? Ai sardi, serrade chi non entra da in noghe, chi non entra da a domo mia. Non ho un ufficio. Perché non ho un ufficio? Perché la parola ufficio rappresenta uno spazio specifico per entrare, sederti e fare ufficio. La casa mia è tutta aperta, l'ufficio è campagna. Dunque lei vorrebbe che la Sardegna si aprisse a tutti? Eh? Il suo primo provvedimento è quello di aprire la Sardegna a tutti. Cioè che... No, prima di tutto chiudiamo, parliamo. Chiudiamo. E dopo apriamo. E poi apriamo. Ok. Grazie.